Alle 8.45 del 15 settembre il merge di Ethereum è stato completato. In questo video voglio farvi capire e farvi vedere effettivamente che cosa è successo e cosa cambia adesso, sia per i detentori di Ethereum e sia per chi magari vuole iniziare ad investirci. Voglio semplificare il video il più possibile per rendere il video comunque ascoltabile e senza troppi tecnicismi, in modo da renderlo comunque comprensibile, perché comunque stiamo parlando di un'operazione davvero davvero molto complessa, se non la più complessa che è stata effettuata nella storia delle criptovalute. Partiamo dall'inizio. Io sul mio canale in passato ho realizzato già un video che distingueva le differenze tra Proof of Work e Proof of Stake. Nel caso ve lo andate a ripescare, quindi vi lascio comunque il link in descrizione e vi spiego in modo molto breve le due differenze. Praticamente Proof of Work, ovvero quello che faceva prima Ethereum, era praticamente quando si dice mining. Quindi questo cosa vuol dire? Che per minare, per far funzionare tutta la rete di Ethereum, c'era bisogno di una quantità di schede video di ultimissima generazione accese dalla mattina alla sera, quindi tutto il giorno, delle vere e proprie ring farm per far funzionare tutta la rete di Ethereum. Quindi possiamo capire bene il dispendio energetico che c'era per far funzionare tutto il meccanismo di Ethereum. Questo significa che praticamente è lo stesso sistema che usa Bitcoin. In particolare Bitcoin usa gli ASIC miner, perché poi, andando nel particolare, ogni cripto ha diversi algoritmi, e in quel caso poi ci vogliono diversi tipi di hardware. Nel caso di Ethereum venivano usati delle schede video di ultima generazione, quindi c'era un dispendio in termini di energia veramente elevatissimo. Quindi che cosa è successo? Oltre poi a questo problema di energia, Ethereum voleva sicuramente migliorare tutta la sua blockchain, quindi ha deciso di passare al Proof of Stake. Quindi dimenticatevi tutte quelle schede video accese tutti i giorni, quelle fabbriche gigantesche piene di schede video accese, dove praticamente consumano una quantità di energia incredibile, perché adesso Ethereum sarà molto ma molto più sostenibile. Il Proof of Stake invece è totalmente diverso. Pensate che c'è un risparmio di circa il 99% di consumo elettrico, che è veramente una cosa grandiosa, quindi molto meglio così. E inoltre per avere diciamo un ritorno economico, perché noi per far funzionare la rete di Ethereum possiamo anche essere dei validatori. Questo cosa significa? Per diventare validatori ci vogliono 32 Ethereum da mettere in un nodo. Quindi in quel modo, diciamo, chi prima faceva mining e comprava comunque tantissime schede video, spesa economica molto alta, allo stesso modo può diventare validatore comprando 32 Ethereum, ok? Quindi mettiamola un po' in questo caso. Quindi chi vuole comunque partecipare alla rete di Ethereum può farlo in questo modo, mettendo i suoi Ethereum in stake. In particolare, per essere un validatore, come vi ho detto, ce ne vogliono 32. In questo modo si aiuterà la rete ad essere più sicura, più solida. In compenso si viene ricompensati, se non sbaglio adesso, la percentuale si aggirava intorno al 4%. Il merge di Ethereum ne è stato parlato davvero tantissimo. Questo perché è veramente un'operazione molto delicata e complicata da compiere. Per fare un esempio, in particolare ho visto un post in una pagina Instagram che mi ha colpito. Un esempio, diciamo, molto molto pratico, insomma, che possiamo rendere un po' l'idea del tipo di lavoro che hanno svolto, e che è praticamente come cambiare dei motori ad un aereo che sta già volando, ok? Quindi effettivamente Ethereum era già in funzione ed era già sul Proof of Work, quindi cambiare
e farlo passare al proof of stake era una cosa che chiedeva la coordinazione di tantissime persone e tantissimi macchinari per fare questo. E diciamo che è stata una delle operazioni più importanti, più complicate nella storia delle criptovalute. Ethereum di adesso è che si risparmia il 99% di energia elettrica e di conseguenza questo potrebbe aiutare anche le schede video a ritornare a prezzi più abbordabili, quindi chiunque voglia magari comprare un computer da gaming, forse c'è la possibilità che le schede video iniziano ad abbassare un po' i prezzi. Numero 2 è che possiamo risparmiare sulle operazioni di trasferimento di Ethereum, quindi abbiamo delle fee più basse e possiamo trasferire i nostri Ethereum con meno paura, quindi di pagare troppo di fee. Numero 3, è diventato anche più veloce nei trasferimenti, quindi se io compio un invio di Ethereum a qualcuno, qualche altro indirizzo di Ethereum, sarà più veloce e anche più sicuro. Numero 4, ci sarà una riduzione di criptovaluta circostante, quindi questo farà sì che il tasso di inflazione sarà pari al 0% annuo. Ok, quindi nel lungo periodo Ethereum potrebbe acquistare ancora di più il valore in termini economici. Queste sono le 4 migliorie che si hanno effettuato con questo merge. Se avete sicuramente qualche domanda, lasciatemela qui sotto nei commenti e vediamo un po' di chiarire magari se qualcuno ha ancora qualche dubbio. Io spero che questo mio video vi possa essere stato di aiuto e vi abbia fatto chiarire davvero in un modo molto semplice quello che è accaduto ad Ethereum, perché vi ripeto che quello che è successo è un'operazione complicatissima davvero da spiegare. Io spero che questo mio video vi possa essere stato di aiuto e noi ci vediamo presto nel prossimo. Ciao ragazzi.